Buonasera. Il Consiglio dei Ministri, che si è appena concluso, ha approvato un decreto legge molto importante che ha stabilito una serie di nuove regole molto dure, molto serie, molto in linea con la normativa internazionale di contrasto al terrorismo internazionale, anche di matrice religiosa. Rientra nel quadro di decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e si tratta di una serie di norme che abbiamo molto bene studiato e che rappresentano la parte iniziale del decreto e poi l'altra parte che sarà illustrata dal Ministro Pinotti riguarda la proroga delle missioni internazionali. La questione del terrorismo internazionale è stata affrontata anche in chiave giurisdizionale con la introduzione della procura antimafia allargata in termini di competenze all'antiterrorismo e di questo si occuperà il Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Noi abbiamo rafforzato gli strumenti di prevenzione e di repressione delle nuove minacce terroristiche anche di matrice internazionale e mi piace ricordare in questo momento che questo decreto sarà il primo decreto, se il Presidente Mattarella vorrà, del nuovo Presidente della Repubblica. Mi piace ricordarlo perché nel corso del suo intervento di insediamento il Presidente Mattarella ha dedicato un importante spazio al tema del terrorismo internazionale dicendo che una lotta impegnativa, quella contro il terrorismo internazionale, che non può prescindere dalla sicurezza. Lo Stato deve assicurare il diritto dei cittadini a una vita serena e libera della paura. Ci riconosciamo nelle parole del Presidente Mattarella, una vita serena e libera dalla paura, rendere l'Italia un posto sicuro nel quale vivere, è lo scopo e l'obiettivo di questo decreto. I nostri lavori hanno determinato alcune scelte molto importanti. Abbiamo individuato dei nuovi reati di terrorismo anche internazionale. Abbiamo previsto la reclusione da 3 a 6 anni per chi si arruola in organizzazioni terroristiche e non più solo dunque la punibilità del reclutatore ma anche del reclutato, la reclusione da 3 a 6 anni per chi supporta i foreign fighters, organizzando, finanziando, facendo propaganda di viaggi finalizzati alla realizzazione di attività terroristiche, la reclusione da 5 a 10 anni per i cosiddetti lupi solitari, quelli che si autoaddestrano all'utilizzo delle armi esplosive, sostanze chimiche o nocive e che si autoaddestrano all'uso anche di tecniche per commettere atti terroristici con un aggravante di pena per chi si addestra via web, nella sostanza andare a combattere all'estero è diventato reato. Prima era reato esclusivamente il reclutare coloro i quali poi andavano a combattere all'estero, da stasera è reato andare a combattere all'estero. E le pene sono molto alte, come avete visto. Un altro importante ambito è quello del contrasto al terrorismo internazionale sul web, perché abbiamo previsto delle pene più severe per i reati di istigazione e apologia del terrorismo commessi via web e poi abbiamo previsto delle misure di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione e al proselitismo via web attraverso 2 strumenti. Uno è la istituzione presso il Ministero dell'Interno di una blacklist dei siti internet utilizzati per promuovere le attività terroristiche anche internazionali e l'altro è il potere di oscuramento dei siti utilizzati per terrorismo anche internazionale, ovviamente oscuramento su disposizione dell'autorità giudiziaria. Era molto più complicato farlo prima di queste nuove regole. Abbiamo anche previsto l'arresto per coloro i quali detengono o usano o rendono disponibili i materiali impiegati per la produzione di esplosivi. Sembra una roba tecnica, cioè l'uso dei cosiddetti precursori, invece è una cosa molto importante perché serve per fabbricare gli ordigni. E la stessa fattispecie abbiamo previsto in una dimensione omissiva, cioè coloro i quali
omettono di denunciare il furto o la sparizione di questi stessi materiali. Abbiamo rafforzato poi le cosiddette misure di prevenzione. Abbiamo affermato il principio che si possono effettuare nei confronti dei sospettati di terrorismo le stesse regole che si usano nei confronti dei sospettati di mafia. Il sistema delle regole, che oggi ha funzionato bene per coloro i quali sono sospettati di essere mafiosi e che vengono sottoposti a misure di prevenzione personale, queste regole potranno essere applicate anche ai sospettati di terrorismo. Abbiamo rafforzato i poteri di espulsione dei prefetti nei riguardi degli stranieri che si preparano a prendere parte a conflitti anche in territori esteri e abbiamo reso più efficienti ancora le misure che riguardano il ritiro del passaporto e la sospensione di qualsiasi documento equivalente valido per l'espatrio per quelli che sono sottoposti alle misure di prevenzione per reati con finalità di terrorismo anche internazionale. Abbiamo previsto la agevolazione nei confronti delle forze di polizia nella raccolta e nel trattamento dei dati personali e nell'analisi delle informazioni acquisite al fine di prevenire fenomeni di terrorismo e reati contro la pubblica sicurezza. Abbiamo anche previsto delle norme che riguardano la possibilità per il personale delle agenzie di intelligence, cioè per i servizi, che è una possibilità di poter deporre nei procedimenti giudiziari mantenendo segreta la reale identità personale. L'altra disposizione che riguarda le agenzie di intelligence è la possibilità di consentire loro, sempre con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, di effettuare fino al 31 di gennaio del 2016 colloqui con soggetti detenuti o internati proprio per acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale. Questo è il blocco delle norme contro il terrorismo internazionale. Ma non sono finite qui quelle che noi riteniamo veramente delle buone notizie del Consiglio dei Ministri di oggi, perché abbiamo rafforzato e potenziato la operazione Strade Sicure. Abbiamo trovato le risorse e siamo passati dai 3.000 militari previsti fino al 31 marzo dal decreto mille proroghe a 4.800 militari che oggi noi abbiamo deliberato essere in campo per il presidio delle nostre città, dei siti sensibili e più specificamente con 1.800 uomini per il presidio dei siti sensibili per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto al terrorismo internazionale. Abbiamo raddoppiato inoltre il numero dei militari che saranno impegnati nella Terra dei Fuochi. Siamo passati a 200 militari fino al 31 dicembre di questo anno a beneficio del prefetto di Napoli e del prefetto di Caserta. E abbiamo anche stabilito che da quando comincerà l'Expo ci saranno 600 militari a disposizione e sono aggiuntivi altri 600 militari per il prefetto di Milano, per il presidio di tutti i siti che siano collegati all'Expo e per i quali sia prefetto in grado di valutare il loro essere obiettivi sensibili. Queste sono delle scelte molto chiare, molto nette, molto dure, che pongono l'Italia dal punto di vista normativo all'avanguardia rispetto anche agli altri paesi europei. Tutti i paesi europei e la gran parte dei paesi occidentali hanno assunto delle decisioni molto importanti per il contrasto al terrorismo internazionale. Da oggi l'Italia è al passo di quei paesi e in alcuni casi anche più avanti di alcuni paesi occidentali. Io ho completato e per quanto riguarda la procura antiterrorismo do la parola al ministro Andrea Orlando. Sì, telegraficamente l'Italia ha procure distrettuali che da tempo indagano sul tema del terrorismo internazionale. Non aveva una struttura di coordinamento a livello centrale, l'avrà con un riferimento nella Procura Nazionale Antimafia. Abbiamo ritenuto che non fosse necessario
costituire una nuova entità, ma che la Procura Nazionale Antimafia potesse assolvere a questi compiti. Ci sarà quindi una Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, non ci saranno delle procure distrettuali antiterrorismo, è anche una decisione che abbiamo assunto con un incontro che abbiamo avuto con tutti i principali procuratori della Repubblica, quelli diciamo più direttamente interessati da indagini su questo tema, perché riteniamo non utile una eccessiva ingessatura delle strutture delle procure distrettuali, anche perché diciamo così ci sono già all'interno di quelle strutture delle professionalità che hanno sviluppato diciamo, competenze, che conoscono il fenomeno, ma ancora diciamo, i numeri non sono tali, e speriamo non lo diventino mai, da giustificare diciamo, una strutturazione ulteriore rispetto a quella che viene definita. Si tratta di un risultato molto importante anche su questo punto, perché abbiamo in questo modo nell'ambito della giurisdizione un soggetto che è in grado di avere un quadro complessivo di tutto ciò che si muove in quest'ambito, almeno visto dal punto di vista della giurisdizione, quindi anche un interlocutore prezioso a livello internazionale, un interlocutore imprezioso con le altre giurisdizioni, e anche naturalmente un supporto significativo per le indagini che si svolgono nei diversi distretti, tenendo conto che non è possibile svolgere delle indagini in modo adeguato se non sia un quadro di riferimento quantomeno a livello nazionale di ciò che si sta evolvendo. Come dicevo, si tratta di una soluzione che abbiamo trovando un punto di equilibrio tra le competenze delle procure distrettuali, tra la Procura Nazionale Antimafia, e diciamo funzionale anche a un adeguato un'adeguata interlocuzione, a una definizione di un'adeguata interfaccia anche con le forze di polizia. Mi pare che in questo senso questa struttura colga un obiettivo che da molti anni era richiesto da molti di coloro, tra coloro che indagano su questo fronte, e diciamo così tempestivamente dà una risposta anche al salto di qualità che il terrorismo internazionale, in particolar modo quello di matrice jihadista, ha compiuto purtroppo nel corso di questi mesi. Bene. Nel decreto noi abbiamo anche la proroga di missioni in cui siamo impegnati da molto tempo, ma ce n'è una nuova importante, che è quella contro l'ISIS, quella che ci vede impegnati in Iraq, che unifica strettamente quelli che sono i temi che stiamo trattando. Oggi per parlare di lotta al terrorismo non ha nessun senso dividere fra interno e esterno, fra sicurezza interna e esterna. Lo vediamo immaginando, ricordando cosa è successo a Parigi, ma lo vediamo quando parliamo dei foreign fighter che possono uscire e rientrare, quindi di fatto la strategia deve essere una strategia complessiva. Per quello che riguarda il contrasto all'ISIS e la partecipazione dell'Italia alla coalizione anti-ISIS, noi da subito, sapete che abbiamo deciso l'invio di armi, ma da subito abbiamo anche deciso che su questa missione ci fosse un segno molto significativo, perché individuiamo in quella sfida terribile, orribile, che viene fatta in primis agli stessi paesi musulmani e poi a tutto l'Occidente, uno dei pericoli maggiori che il mondo oggi sta correndo. Per questo ne abbiamo deciso di impegnarci con un numero significativo. Noi abbiamo previsto 280 fra addestratori, 200 addestratori e 80 fra consiglieri militari e formatori, e poi abbiamo tutto il personale dell'aeronautica, perché lì abbiamo già 4 Tornado, un Predator, un aereo da rifornimento, e complessivamente sono più di 500 fra forze terrestri e forze dell'aeronautica. Lo dico questo numero perché nell'ambito dei paesi che partecipano alla coalizione, fra i paesi europei siamo quelli che in questo momento hanno deciso l'impegno più significativo. La Germania, che sarà con noi a Erbil, dove faremo insieme un centro di addestramento, ha ad oggi deciso l'invio di 100 soldati, quindi da questo punto di vista l'impegno dell'Italia è un impegno molto forte. Questa è
la missione più nuova, perché poi voi ritroverete invece nel decreto missioni la continuazione di un lavoro che le nostre forze armate stanno facendo da tempo. Ovviamente in Libano, dove continuiamo a avere il comando, dove abbiamo 1.100 persone, ma dove soprattutto negli ultimi tempi avete visto la situazione anche per via degli scontri fra Hezbollah e Israele si è fatta più tesa e quindi quanto mai è necessario che ci si mantenga una forza che riesce a far dialogare le parti per evitare che le scintille che ci sono state possano poi diventare degli incendi in una zona, diciamo, del mondo già particolarmente tesa e martoriata da una serie di conflitti. Poi abbiamo la missione in Afghanistan che si riduce sensibilmente, noi andremo complessivamente ad avere un 500 persone di media, adesso sono 600, all'inizio ne lasceremo 632, non so, più di 630, poi andremo a scendere perché abbiamo previsto poi via via diciamo un rientro da partire in particolare da agosto in poi. La missione Resolute Support dovrebbe concludersi nel 2015, questa è la decisione che era stata assunta e noi siamo ancora ad Herat, nella zona che abbiamo sempre gestito, e da questo punto di vista stiamo facendo però in questo momento soltanto un lavoro di formazione delle forze armate afghane, quindi non facciamo più quello che era pattugliamento del territorio, altre operazioni. Nei Balcani continuiamo ad essere presenti, ancora con 500 persone. E poi abbiamo una serie, quindi Libano, Afghanistan, Balcani e coalizione anti-ISIS sono le missioni più importanti. Poi abbiamo un'altra serie di missioni che prevedono il Corno d'Africa, che prevedono collaborazioni per esempio in Centrafrica, come c'era stato richiesto dalla Francia nella missione europea, ma si tratta tutte di missioni che già esistenti che quindi proseguiamo. Quindi il titolo del decreto è giusto per quello che riguarda prosecuzioni delle missioni internazionali, per quello che riguarda tutte le altre missioni, ma la novità più importante è invece la partecipazione alla coalizione anti-ISIS. Bene, ci sono domande? Nome? Paola Bacchino di Servizio Pubblico, lei ha citato i fondi sulla terra dei fuochi, conoscerà meglio di me la polemica che ha sollevato Di Maio sulla distrazione di questi fondi che sarebbero stati dirottati su Expo e strade sicure. Come risponde a questa sua accusa? Che con il decreto mille proroghe è stato previsto un finanziamento di 10 milioni di euro per assicurare la prosecuzione dell'operazione Strade Sicure per il primo trimestre del 2015 per un contingente di 3.000 unità. Questo ha stabilito il mille proroghe. E in quella misura erano già previsti tutti i servizi relativi alla continuazione delle strade sicure. È rimasto immutato il numero dei militari impiegati e con il decreto di oggi lo raddoppiamo. Obietta dicendo che i prefetti non sono stati autorizzati a utilizzare quei fondi se non fino a dicembre 2014, qua ho il testo del mille proroghe. Noi abbiamo per i primi tre mesi del 15 nel mille proroghe stabilito che l'operazione Strade Sicure potesse proseguire e che dentro quell'operazione Strade Sicure fosse inclusa anche l'operazione di tutela della Terra dei Fuochi e che i 100 militari impiegati nella Terra dei Fuochi fossero confermati nella loro disponibilità ai prefetti di Napoli e di Caserta. Oggi abbiamo raddoppiato, quindi invece di lasciare abbiamo fatto il raddoppio. Credo che questa sia una notizia che anche coloro i quali volevano dare calci dovrebbero prendere con soddisfazione se sono in buona fede. Alberto Custodero di Repubblica, buongiorno. Forse parlando in fretta non sono riuscito a capire bene. Voi avete deciso di perseguire tutti quelli che vanno a combattere, gli stranieri che abitano in Italia, che vanno a combattere all'estero, ecco, ma proprio tutti? Perché c'è una bella differenza tra quelli che vanno a combattere con l'IS o con Al-Qaeda o quelli che vanno a combattere contro i regimi che fanno crimini contro le loro popolazioni. Cioè invece voi non fate distinzioni tra partigiani dell'UCIGAPA che vanno a combattere contro i serbi e quelli che vanno a combattere con Al-Qaeda. Cioè ecco, tutti? Noi abbiamo una normativa molto chiara
e l'obiettivo del nostro provvedimento è punire chi va a combattere proprio nei casi in cui il combattente si reca a combattere in terra straniera avendo egli stesso finalità terroristiche. A proposito di questo, do un aggiornamento rispetto a quello che avevamo detto durante una conferenza stampa che facemmo un sabato, pochi sabati fa al Viminale. Avevo annunciato che le espulsioni erano 9, siamo arrivati a 15 e quindi oggi possiamo dire che il numero totale dei soggetti allontanati dal territorio nazionale in quanto sospettati di radicalizzazione finalizzata al terrorismo è di 15 e specificamente 5 tunisini, 3 marocchini, 2 pakistani, 2 egiziani, un kosovaro, un turco e un franco tunisino. Ci sono altre domande? Buonasera, Manolo Lanaro, il Fatto Quotidiano.it. Ministro, mi scusi, non ho capito. Cioè, le misure valgono ugualmente per chi va a combattere contro, per chi va a combattere con l'ISIS e chi contro l'ISIS? E poi un'altra domanda, se potevo, quanto è avvenuto ieri al largo di Lampedusa, i 29 migranti morti per assideramento, con l'operazione Mare Nostrum sarebbero stati salvati? Grazie. Allora, quello che fa perno rispetto alla nuova fattispecie di reato è la finalità terroristica e l'aggancio con organizzazioni terroristiche. Quello è il punto su cui la magistratura potrà appuntare la propria azione per perseguire dal punto di vista penale colui il quale va a combattere in terra straniera. Per quanto invece riguarda la vicenda di ieri, noi esprimiamo il nostro profondo dolore per queste altre morti nel Mediterraneo e siamo molto soddisfatti dell'iniziativa che il vicepresidente della Commissione europea Federica Mogherini ha assunto per una riunione straordinaria in Europa, perché quella è la strada. Bisogna occuparsi in Europa di fare sempre meglio e sempre di più. L'Italia ha già fatto quello che era possibile fare, ha dato il meglio delle proprie risorse e ha dato il meglio delle proprie energie. Anche ieri abbiamo salvato vite umane e anche ieri abbiamo assistito a un qualche cosa su cui la politica estera europea e della comunità internazionale deve prendere urgente rimedio. Solo dei criminali e assassini possono fare partire un battello come quello che è partito con 35 nodi di vento contrario, con il mare forza 7 e le onde alte 8 metri. Perché questo è il lavoro di criminali e di assassini. Così come solo farisei e ipocriti possono negare la triste realtà che durante Mare Nostrum, insieme a decine e decine di migliaia di vite salvate, purtroppo sono morte centinaia o migliaia di persone. Abbiamo censito centinaia di cadaveri, intorno a 500 cadaveri, un po' meno di 500 cadaveri, durante l'operazione Mare Nostrum, e ben oltre 1000 erano, secondo il racconto dei superstiti, e le mie dichiarazioni sono state sempre aggiornate anche nei discorsi ufficiali, coloro i quali non si sono più ritrovati, trasformando il Mediterraneo in un mare di morte. Quindi anche durante Mare Nostrum il lavoro encomiabile, splendido, straordinario della nostra Marina e di tutte le nostre forze di polizia impegnate in mare non è riuscito a salvare tutti. Ora l'Europa deve fare un passo avanti, contrastare il traffico di esseri umani, piantare le tende in Africa e organizzare tutto lo screening dei richiedenti asilo direttamente piantando le tende in Africa. E noi dobbiamo lavorare nel contrasto duro nei confronti dei mercanti di morte, riflettendo sulla possibilità di un aggravamento delle pene nei confronti dei cosiddetti scafisti. Coloro i quali organizzano questi traffici devono avere paura della giustizia italiana. Devono averne paura e devono sapere che la giustizia italiana non li libera più. Questo sarà un mio prossimo obiettivo sul quale lavorerò.
Grazie. Ministro, scusi, solo una cosa velocissima. Lei ha parlato di nuove misure di contrasto al terrorismo sul web, no? E ha fatto riferimento a... Antonio Pitoni, La Stampa. E ha fatto riferimento all'istigazione e all'apologia del terrorismo, radicalizzazione e proselitismo via web. Ecco, le volevo chiedere, saranno configurati come reati penali, quindi ci saranno delle sanzioni penali o verranno invece puniti in altra maniera? C'è un aggravamento di pene con la previsione di pene più severe per i reati di istigazione e apologia del terrorismo commessi via web. E poi abbiamo previsto delle misure di prevenzione e di contrasto alla radicalizzazione e al proselitismo via web attraverso l'istituzione di una blacklist dei siti internet utilizzati per promuovere le attività terroristiche anche internazionali, e questo è un lavoro che faremo all'interno del Ministero dell'Interno, e l'oscuramento dei siti utilizzati per terrorismo anche internazionale su disposizione l'oscuramento dell'autorità giudiziaria, cioè sempre sottoposto a un procedimento giurisdizionale, non c'è nessuno che può spegnere un sito senza l'autorizzazione del giudice. Abbiamo parlato di alcune cose importanti, una notizia che vi do ad esito di questo Consiglio dei Ministri, che è stato ovviamente presieduto dal Presidente Renzi, che vi comunica insieme a tutti noi questa ottima notizia, cioè il bonus per le neomamme, che prevedeva dei decreti per la realizzazione del finanziamento, dello stanziamento della finanziaria, è stato firmato sia dal Ministro Poletti che dal Ministro Lorenzin, quindi diventa pienamente operativo. Vi ringrazio. Sì, c'è la delega sul civile. No, il Governo ha approvato anche in via definitiva la delega sull'efficienza del processo civile, che è un ulteriore intervento in quest'ambito dopo la partenza del processo civile telematico, rispetto al quale comunico un risultato importante. Ad oggi sono state consegnate 12.615.000 comunicazioni. Abbiamo raggiunto un risparmio consolidato di 44 milioni di euro da quando il processo civile telematico è entrato in funzione, con un miglioramento dei tempi dell'emanazione dell'emissione dei decreti ingiuntivi significativa. Io ho soltanto alcuni tribunali, ma la tendenza è molto buona in tutta Italia. Comunque ne cito qualcuno: una diminuzione dei tempi del 60% a Roma, del 43% a Milano, del 19% a Torino, del 51% a Catania, del 45% ad Ancona. L'altro dato importante che vorrei segnalare è che questo intervento di cui parlerò viene dopo la registrazione di un trend molto positivo rispetto all'andamento dell'input giudiziario nel civile, cioè dell'insieme delle cause che entrano all'interno del sistema. Sostanzialmente noi abbiamo una proiezione per cui a fine 2014 abbiamo una diminuzione di 350.000 cause, il che ci fa dire, rispetto a una diminuzione che si era registrata già lo scorso anno, che cominciamo a rientrare in una, diciamo così, in una dimensione abbordabile. Teniamo conto che noi avevamo, quando, attestandoci intorno ai 5 milioni e mezzo nel 2013, avevamo un contenzioso che era civile, che era 3,5 volte quello della Germania. Quindi stiamo rientrando progressivamente all'interno, diciamo così, di una domanda fisiologica di giustizia, e questo ci consente ora di intervenire con un riordino del processo civile che nella delega ha queste finalità: quello ovviamente di migliorare l'efficienza e la qualità della giustizia, quello di rafforzare le garanzie dei diritti della persona attraverso sezioni specializzate per la famiglia e la persona, appunto, attraverso la realizzazione di un processo civile più lineare e comprensibile, e di ridurre ovviamente i tempi del processo. La delega infatti prevede il rafforzamento delle competenze del Tribunale delle Imprese, la nascita di un Tribunale della Famiglia e dei Diritti della Persona come articolazione del Tribunale Civile, che ricomprende l'insieme delle competenze attualmente frammentate tra diversi soggetti. E poi una riforma del processo civile che ridefinisce le modalità del primo grado, affronta i temi della tipizzazione dei presupposti per l'appello e per il ricorso in Cassazione, secondo un criterio che banalizzerei così, diciamo, basta con le sentenze enciclopediche e con gli atti enciclopedici. Il processo civile telematico richiede anche una tipizzazione degli atti, quindi sostanzialmente
sentenze più snelle e atti più snelli per produrre il risultato processuale. Nella stessa delega sono previste le norme necessarie ad adeguare il processo civile al dispiegamento degli effetti che ha prodotto appunto il processo civile telematico. Con questo voto, con l'approvazione di questa delega, sono incardinati in uno dei rami del Parlamento tutti i provvedimenti che erano stati approvati il 29 agosto, siccome c'è stata una diffusa letteratura su quando arrivavano, come si sviluppavano. In questo momento possiamo dire che tutti gli atti in questo momento sono all'esame delle Camere, poi naturalmente con le difficoltà di sovraccarico che nelle commissioni competenti ci sono, ma tutto ciò che è stato prodotto da quel Consiglio dei Ministri in questo momento è in fase di approvazione in Parlamento. Grazie e buona serata. Grazie.